Buonasera, benvenuti da Amandola, con uno scenario davvero suggestivo alle spalle, quello dei Monti Sibillini, con il Monte Amandola, il Monte della Sibilla, il Monte della Priora. Quest'oggi parleremo di filiera agroalimentare, un'esperienza importante di evoluzione rurale. Visiteremo delle aziende agricole e zootecniche all'avanguardia in questo tipo di discorso, ma la parola per l'introduzione a Matteo Belletti, ricercatore della Facoltà di Agraria dell'Università di Ancona, che ci illustrerà i temi salienti della puntata di oggi. Grazie Andrea e un saluto a tutti i nostri telespettatori. L'accorciamento della filiera, permettendo un risparmio di risorse ed una maggiore comunicazione interattiva tra gli attori del mercato, deve essere considerato un presupposto chiave di una strategia di mercato che si pone l'obiettivo ambizioso di associare, anziché contrapporre, efficienza, tutela ambientale ed equità sociale. Mercati non fini a se stessi, cioè alla transazione, ma diretti, grazie alla forte spinta relazionale che li caratterizza, a trovare nel mercato non solo il soddisfacimento di bisogni immediati e semplici, ma anche una soluzione solidale e partecipativa a problemi complessi. Questi problemi complessi li possiamo sintetizzare dicendo giusto reddito per il produttore, alimenti sani e rispettosi dell'ambiente, venduti ad un giusto prezzo al consumatore. Infatti le filiere agroalimentari nascondono un serio problema che non risparmia neanche i produttori di qualità mediamente superiore agli standard. Tale problema si può sintetizzare in un non corretto funzionamento della concorrenza sul mercato. Infatti gli agricoltori sono piccoli e tanti e competono tra loro. Invece la grande distribuzione organizzata è fatta di poche entità molto forti. Il risultato è che anche sui mercati all'origine dei beni alimentari di qualità, quindi in particolare quelli certificati come il biologico, la capacità di percepire una più equa remunerazione del lavoro per gli agricoltori rimane spesso un miraggio. Il potere d'acquisto della distribuzione, infatti, impone prezzi che spesso non premiano, come dovrebbero, la differenziazione qualitativa del bene prodotto. Questa dinamica dovrebbe preoccuparci tutti molto. Perché? Perché se dietro l'alimento acquistato, pur certificato, si nasconde una pressione eccessiva della concorrenza sull'offerta, quest'ultima, dati i maggiori costi della produzione di qualità rispetto alla produzione convenzionale, sarà gioco forza incentivata ad abbassare gli standard qualitativi. Ecco dunque che i marchi di qualità stessi, nelle logiche delle filiere lunghe ed industrializzate, rischiano di perdere capacità di garantire, quindi capacità nel garantire la qualità esibita. Su questo scenario, nel corso della presente puntata, osserveremo un eccellente caso di filiera alimentare corta di tipo relazionale, in cui i produttori, le istituzioni e i cittadini consumatori progettano praticamente un patto sociale finalizzato alla messa a fuoco di una problematica territoriale e sperimentano una strategia di tipo partecipativo. Andremo anche ad ascoltare un caso emblematico di quello che è l'agricoltura, dei problemi che essa deve affrontare oggi. Questo caso emblematico è rappresentato da un bravissimo giovane imprenditore agricolo di Amandola che proprio recentemente ha deciso di investire un grosso capitale nell'ammodernamento e nella riorganizzazione strategica della sua azienda. Adesso cerchiamo di chiarire queste problematiche con i servizi. Linea ad Andrea Verdolini. Ci troviamo a Grottazzolina, nell'azienda zootecnica di Doriano Scibè. Parliamo di filiera agroalimentare e Doriano, la vostra è veramente un'azienda a filiera cortissima. Avete scelto e sposato questa politica ormai da tempo, credo anche con soddisfazione. Sì, noi da sempre produciamo e vendiamo direttamente al consumatore finale. Questo consumatore di solito o sono i privati riuniti in gruppi d'acquisto, o sono le mense scolastiche, o sono dei ristoranti che apprezzano i nostri prodotti. Chiaramente un imprenditore agricolo come te non deve essere soltanto un agricoltore, un allevatore, ma anche tante altre figure messe insieme. Sì, questo è un po' il problema di chi segue tutta quanta la produzione, poi l'allevamento, poi noi gestiamo anche il stazionamento delle carni e la consegna. Ma un po' una scelta, un po' una necessità.
Sicuramente una scelta, perché noi riusciamo a garantire a tutti quanti i consumatori che il nostro prodotto passa solo nelle nostre mani, e quindi questa è una sicurezza in più. Sicuramente è anche un discorso di convenienza, perché noi riusciamo a recuperare tutto il valore del nostro prodotto, anche se certo le nostre giornate non sono di 8 ore. Dunque, abbiamo parlato di un rapporto particolare che si crea tra produttore e consumatore, e la concretizzazione di questo sono i GAS, i gruppi di acquisto solidale. Barbara Pogliaghi è stata, possiamo dire, una pioniera di questi GAS, almeno nel nostro territorio. Spieghiamo innanzitutto ai profani cosa sono i gruppi di acquisto solidale. I gruppi di acquisto solidale sono gruppi di cittadini che hanno come finalità quella di acquistare prodotti di qualità, e non solo prodotti di qualità, per lo più biologici, ma più che altro prodotti che vengono dalla nostra terra e quindi dai nostri produttori locali. Il solidale del gruppo d'acquisto solidale sta proprio nel fatto che si crea un patto, si dovrebbe creare un patto di solidarietà tra consumatore e produttore. Vedere, rendersi conto, capire, quindi è qualcosa che va a vantaggio della propria salute, una scelta di vita, un modo di concepire la vita diversa da parte di questo gruppo di cittadini, ma nello stesso tempo un'attenzione particolare a chi fa a sua volta una scelta particolare nella produzione. Queste scelte personali in qualche maniera possono incidere in un cambiamento anche proprio del mercato, in un cambiamento di quello che viene considerato si fa così perché si deve far così, cioè la roba la compri in quella maniera perché oramai il mercato è quello, e quello che ti propina il negozio o il supermercato è l'unico prodotto che hai disponibile. Mi sembra che questa consapevolezza e questo essere attori da parte dei cittadini è una grande spinta al cambiamento, ma io trovo molto molto interessante il cambiamento che c'è stato nella mentalità dei produttori, cioè una cosa molto coraggiosa e anche molto importante che va sostenuta. Ecco, sintetizzando, siete accomunati produttori e consumatori da un concetto, la qualità, possiamo dire così? Sì, la qualità e la solidarietà. La qualità, una qualità di vita che non è solamente la qualità delle cose che mangiamo, ma proprio una qualità della vita, perché la qualità della vita è anche degli animali che noi abbiamo visto, no? Quello che produciamo tiene conto anche del modo in cui vivono non solo le persone, ma vivono anche gli animali, del modo in cui viene fatta la cultura. Quindi è sicuramente una qualità della vita. Mi preme sottolineare una cosa per chiudere: non è soltanto acquisto il GAS, ma è anche un impegno, non dico quotidiano, ma fattivo per la vostra organizzazione, proprio a livello logistico, organizzativo. Sì, il gasista, adesso non tutti, ma il gasista sa che entrare nel GAS significa sì acquistare cose di qualità, significa sì essere solidari con i produttori, significa anche che per mandarlo avanti bisogna lavorare tutti quanti. Tony Montevidoni, con lui parliamo di una ricerca interessante che è stata condotta sui distretti di economia solidale. Anzitutto, cosa sono i distretti di economia solidale, che ricomprendono ovviamente anche i gruppi di acquisto solidale di cui abbiamo parlato testé? Negli effetti, il distretto di economia solidale vuole mettere in rete i gruppi di acquisto familiari, quindi famiglie che fanno un GAS. Quando facciamo tanti GAS insieme facciamo una rete di GAS, diciamo, quindi consumatori critici, eticamente orientati, che però formano domanda aggregata, da un lato. Dall'altro i produttori, e l'agroalimentare prima di tutto, quindi la filiera corta biologica, ma anche il no food per esempio, e i servizi, tutti gli ambiti dei servizi eticamente orientati, quelli della finanza etica, al turismo responsabile, alle assicurazioni etiche, giusto per fare degli esempi. Avete condotto una ricerca in tal senso, cosa è scaturito almeno limitatamente al nostro territorio? Diciamo che quello che è il sentore che sta emergendo è che quando questi soggetti, che sono sempre più rilevanti e sempre più aggregati, si mettono insieme, almeno dal punto di vista locale, un distretto di economia solidale è possibile. Quindi diciamo in linea generale c'è terreno fertile per questa nuova tipo di economia solidale? Assolutamente sì, perché il consumo è cambiato, è più consapevole, è più responsabile.
e perché i produttori agroalimentari e anche di servizi eticamente orientati fanno un prodotto, un servizio sempre più adeguato a questo tipologia di consumatore che è cambiato. Questa economia solidale è remunerativa per il produttore e conveniente chiaramente dall'altra parte per il consumatore? Ma diciamo così, il distretto di economia solidale per quello che riguarda l'agroalimentare si traduce in filiera corta bio, per cui in quanto filiera corta e in quanto diciamo così disintermediazione di tutti i passaggi commerciali è evidente che c'è un maggior reddito per il produttore e un minor tendenzialmente costo finale, prezzo finale per il consumatore, per cui in linea di massima questa modalità di consumo diretto vantaggia entrambi, il produttore e il consumatore finale. Ci troviamo ora a Monte San Martino, presso la fattoria San Martino di Flaviano Bordeaux. Siamo con il professor Stefano Tavoletti, che da tempo è impegnato nella sensibilizzazione degli imprenditori agricoli e zootecnici verso il biologico e non solo, verso gli OGM free. Allora la domanda è spontanea: che cosa sono gli OGM free e c'è sensibilità da parte degli imprenditori verso questo nuovo tipo di allevamento e di agricoltura? Sì, c'è una forte sensibilità anche perché la Regione Marche è una regione che appartiene al Comitato delle Regioni Europee OGM Free, quindi c'è una rete europea che si sta indirizzando verso questa direzione. Cosa sono le filiere OGM Free? Sono appunto, come dice il termine, filiere che non prevedono la presenza di OGM nell'arco di tutta la filiera. Quindi la cosa importante è che appunto filiera OGM free vuol dire assenza totale di OGM, cioè OGM allo zero tecnico, cioè non rilevabile strumentalmente, che è un problema diciamo molto, molto sentito, diciamo, soprattutto per le filiere appunto zootecniche come quella di cui parliamo oggi e abbiamo visto anche in altre interviste. L'OGM free è un problema perché le filiere zootecniche necessariamente coinvolgono l'utilizzo di materie prime quali soia e mais, che sono le due materie prime appunto più a rischio di contaminazioni da OGM. A volte si può incappare nel rischio di un inquinamento sotto forma di tracce, però inquinamento da OGM. Nella fattoria San Martino invece tutto è rigorosamente naturale e biologico. Nella fattoria San Martino, come anche presso altre aziende, noi abbiamo svolto nell'ambito del progetto una sperimentazione sia di campo per quanto riguarda la produzione di materie prime, sia di utilizzo, quindi di alimentazione, quindi vedere come crescono sostanzialmente i nostri bovini marchigiani alimentati con queste materie prime, OGM free perché? Perché non prevedono l'uso di soia e mais. Perché? Perché soia e mais, per esempio, in questo territorio che stiamo vedendo in questo momento, non si riescono a coltivare. Altre colture più tipiche delle nostre zone, quali ad esempio favino e pisello proteico in sostituzione della soia, ed eventualmente il sorgo, l'orzo e per altri tipi di allevamento, anche il triticale e anche altre specie, possono essere utilizzate in sostituzione del mais. Quindi una garanzia assolutamente massima per il consumatore. Mi piace sottolineare che la sperimentazione viene fatta direttamente nelle aziende marchigiane. Esatto, infatti questa è un po' la caratteristica del nostro progetto. Le nostre prove sono state fatte direttamente presso le aziende perché in questo modo possiamo garantire il trasferimento diretto, immediato, dei risultati positivi e anche delle riflessioni, se qualora fossero stati ottenuti risultati negativi, diciamo direttamente presso le aziende stesse. E voi avete concretizzato tutto quello che è stato detto anche all'interno della vostra università. In conclusione, diciamo, di questo progetto ho pensato di organizzare in collaborazione con il nostro CRUA, il nostro dopolavoro universitario, un sistema per poter assaggiare tra virgolette i prodotti della sperimentazione ai dipendenti della nostra università. Flaviano Bordeaux è l'anima della fattoria San Martino. Sì, ho cercato insomma di tornare a fare un'attività sulla terra da dove provengo, quindi anche la scelta del biologico è stata dettata da questa convinzione, sia per quanto riguarda le coltivazioni ma anche provare a fare un tipo di allevamento un po' più naturale, meno costruttivo per gli animali, insomma eliminare le gallene e quindi mano a mano anche tornare a un'alimentazione fatta di cereali prodotti in azienda. Noi parliamo di filiera corta, ma qui la filiera è veramente inesistente.
Beh, noi man mano ci siamo organizzati per fare tutto, poi abbiamo un piccolo laboratorio dove insomma trasformiamo e prepariamo le carni che poi consegniamo direttamente ai consumatori. Ultimamente lavoriamo molto con i gruppi d'acquisto, i gas e anche questo progetto del professor Tavoletti insomma ci ha portato nuovi clienti all'interno dell'università e quindi siamo molto soddisfatti insomma, ecco. Ci troviamo a Taccarelli di Amandola in una stalla che possiamo veramente definire modello. A idearla, a realizzarla Roberto Di Mula, anzitutto veramente complimenti per aver creato questa struttura dove viene esaltato, lo dico subito, il benessere degli animali, la salubrità dell'animale. Sì, noi abbiamo cercato di curare nei minimi particolari quello che è il benessere degli animali. Ecco, noi parliamo in questa trasmissione di filiera corta, qui la filiera è veramente cortissima perché praticamente loro si alimentano con vostro materiale, abbiamo visto la stazione, vedremo meglio, la stazione di mungitura è volontaria con la produzione di latte che passa direttamente al vostro contenitore, quindi praticamente dalla A alla Z. Sì, noi praticamente l'idea nostra è quella di partire dalla terra ed arrivare alla tavola. Quindi partiamo dal foraggio, l'allevamento delle vacche da latte, la produzione della materia prima che è il latte, per poi arrivare quindi alla vendita diretta del latte tramite i nostri distributori come il latte crudo e presto, veramente tra qualche giorno, partiremo anche con la trasformazione del latte per avere anche i derivati del latte. Agricoltore, allevatore, ma anche, vista la filiera corta, tante altre cose. Sì, praticamente oggi siamo pressoché costretti a lavorare sempre di più, ad ingegnarci sempre di più per poter cercare di creare redditività all'azienda, il che significa che bisogna prima essere agricoltori per la produzione dei foraggi per gli animali, dopodiché bisogna essere allevatori e quindi investire nella stalla e nella tecnologia della stalla per allevare le vacche da latte rispettando tutte le normative che bisogna rispettare, la produzione del latte e noi ci possiamo dire anche latte di alta qualità, tra l'altro da 3 anni latte qualità QM con certificazione qualità Marche e poi l'ultimo passo quello di diventare prima casari e poi anche commercianti. La domanda è semplice, la qualità paga? La risposta non è semplice, io mi auguro di sì, o perlomeno mi auguro che sempre più consumatori si rendano conto di quello che mangiano ogni giorno, della differenza che c'è su un litro di latte che magari quotidianamente e involontariamente si compra senza nemmeno sapere quello che si sta acquistando. Quindi la nostra forza sta proprio nel consumatore, quello che presto si renda conto della necessità importante di venire a conoscenza di quello che portano nelle nostre tavole. Ecco, tu ti stai organizzando però per allestire anche un punto di vendita diretta qui ad Amandola e anche per uno stabilimento di produzione casearia. Sì, noi abbiamo appena finito il laboratorio di trasformazione, comunemente chiamato caseificio, quindi tra poco partiremo con la produzione di formaggi, di prodotti sia freschi che semistagionati, quindi parliamo di yogurt, parliamo di mozzarella, parliamo di stracchino, parliamo di formaggi anche semistagionati o stagionati. Il consumatore che vuol rendersi conto di quello che significa acquistare un determinato prodotto, venendo in azienda è in grado di vedere gli animali, è in grado di vedere il prodotto, è in grado di tornare a casa con il prodotto acquistato direttamente in azienda. Allora, concludiamo con una chicca. A proposito di benessere, c'è una mega spugna gigante, come la chiamiamo, come la vogliamo definire, dove gli animali piacevolmente vanno a ripulirsi. Magari qualcuno di voi si sta chiedendo questa fila di mucche da latte cosa sta facendo. Ebbene, siamo in una stazione di mungitura volontaria e Roberto ci spiega il funzionamento di questa macchina particolarissima e io vi invito a osservare l'educazione appunto di questi animali che sono rigorosamente in fila aspettando il loro turno, vero Roberto? Sì, praticamente questa è una, come appena detto, è una stazione di mungitura volontaria. Che cosa significa? Che gli animali volontariamente all'esigenza della mungitura vengono nella stazione per essere munti. Quindi questo significa che minor stress per l'animale
e una, come si può dire, una miglior salute sia nell'animale che nella, che poi il trasferimento anche nella qualità del latte, perché l'animale volontariamente decide di entrare nella stazione. Alla fine c'è un premio. Alla fine c'è il premio, come, come buona cosa, la macchina distribuisce un quantitativo di concentrato o come premio per l'animale. Ci troviamo a Serra dei Conti, nella stalla San Fortunato, una società cooperativa agricola, con il suo presidente Bruno Chiappa per presentare questa realtà. Bruno, una realtà importante, la più importante a livello cooperativistico delle Marche. Quanti soci avete e soprattutto un po' la storia di questa struttura? Sì, questa è una cooperativa che nasce nel 1978, nel corso degli anni ha fatto un paio di fusioni. Quanti capi avete? La stalla ha 1200 capi in attivo oggi. Una particolarità che comunque tu accennavi è proprio che tutti gli animali mangiano, almeno per il 90%, vostri prodotti, prodotti che provengono dai vostri soci. Sì, il 90%, perché da, ormai da 7-8 anni con l'Università di Ancona abbiamo fatto alcuni progetti per riscoprire un po' queste colture alternative, colture proteiche alternative alla soia. Come dicevo, il 90% della razione che viene esclusivamente dai prodotti di soci, che particolarmente dal favino e pisello proteico. Infatti vediamo immagini appunto del vostro mangimificio. Il problema dei problemi per questa struttura è sicuramente quello del reddito. Il problema è quello del reddito. Noi ci stiamo battendo in tutti i fronti, con Latte Marche, con Coperlat che prende il nostro prodotto, però chiaramente i problemi sono molti. Fra i tanti progetti fatti ultimamente abbiamo optato per fare anche il biogas, che sta andando in produzione in questi giorni, un impianto da 250 kW che dovrebbe essere ampliabile a 500. E su cui voi riponete, credo, molte speranze anche per ripianare un po' il bilancio. Esatto, questo chiaramente è un atto dovuto, nel senso che è l'unica speranza per noi riuscire a salvare capre e cavoli praticamente, perché altrimenti il prezzo del latte, vista la globalizzazione, visto il mondo purtroppo sempre più complesso, e quindi cerchiamo la vera salvezza su questo impianto che sta andando, come ripeto, in funzione in questi giorni. Ci troviamo a San Firmano con Lucia Mancini dell'Università di Ancona, con una tesi molto particolare, ossia l'impatto ambientale, gas, macrobiotica e convenzionali, diversi tipi di agricoltura. Quali le differenze? Sì, in questo studio abbiamo calcolato l'impatto ambientale dell'alimentazione considerando tre consumatori diversi, quindi uno standard che va al supermercato e compra prodotti convenzionali, uno che si rivolge ai gruppi di acquisto solidale e infine il consumatore dell'UPM, del punto macrobiotico. La metodologia utilizzata ha permesso di calcolare la quantità di risorse naturali per alimentare settimanalmente una persona. E chiaramente è stato preso in considerazione tutto il ciclo di vita dell'alimento, dalla produzione di input per l'agricoltura, quindi fertilizzanti, concimi, semi, la produzione agricola, fino al consumo, la preparazione del cibo. E i risultati di questo studio hanno mostrato che rispetto al consumatore convenzionale, quello che si rivolge ai gruppi di acquisto solidale permette un risparmio di un 10% di risorse rinnovabili e non rinnovabili, un dimezzamento del consumo di acqua e una diminuzione del 70% delle emissioni di CO2. Il consumatore macrobiotico invece permette un abbattimento del consumo di tutte le risorse fino al 90%, quindi possiamo dire che il consumatore macrobiotico utilizza un decimo delle risorse utilizzate da quello convenzionale.